Ciao a tutti amici, ben ritrovati su CarPage, sulla rubrica Product Review. Oggi una recensione velocissima su quelle che sono gli Ami Corda. Non gli Ami Corda in generale, ma in una linea ben precisa che sono i Kamakura, una linea di Ami che ha lanciato e immesso nel mercato Corda appositamente, con un concetto, con un pensiero, come sempre Corda fa dal resto nei suoi prodotti. Kamakura è un amo, e questa cosa la potete trovare benissimo anche nei video prodotti da Corda stessa, dove viene spiegato il perché. Kamakura è un amo, è un concetto di amo che è stato messo in pista per andare a soddisfare un'esigenza ben precisa del pescatore, cioè si usa un amo Kamakura piuttosto che gli ami della linea Corda che siamo ormai abituati a usare sempre. Perché? Perché dobbiamo soddisfare un'esigenza ben particolare, cioè quando ci troviamo a pescare in uno spot super difficile o dove sappiamo che la partenza che è del pesce che abbiamo è indispensabile portarla a riva perché sarà forse l'unica della pescata, noi dobbiamo avere a nostro favore un amo che ci permetta di avere l'assoluta certezza di portare a riva il pesce, all'amarlo e portarlo a riva. Quindi Corda mette in pista Kamakura. Kamakura sono una serie di ami con ardiglione, senza ardiglione, e già qui ci piace la divisione cromatica che ha fatto Corda del packaging, cioè la confezione nera è quella con ardiglione, micro barbed, e la confezione bianca è quella senza ardiglione. Esistono varie misure di amo e queste servono per andare a soddisfare le varie esigenze e le varie tipologie di pesca che andiamo a intraprendere. Ricalca la linea standard degli ami, ma portando una cura sulla lavorazione dell'amo appunto maggiore, quindi la filatura di un amo Kamakura sarà decisamente più importante rispetto a un amo della linea, diciamo, standard. Questo perché deriva dalla lavorazione che questo amo subisce nel processo di costruzione. È un amo molto delicato, è un amo che si spunta con estrema facilità, ma è quell'amo che se dovesse succedere quella fortunata partenza in quel determinato spot dove abbiamo bisogno di portarla a casa, questa è l'arma che un pescatore deve avere. Se andiamo a vedere il packaging di questi ami, quando entrate nel vostro store di riferimento vedrete sicuramente che la linea Kamakura spicca rispetto agli altri ami. Questo perché appunto è un amo a cui è stata data un'attenzione maggiore nella produzione. Lo stesso packaging della linea Kamakura è leggermente più curato rispetto agli altri. Perché? Perché appunto la cura e il mantenimento dell'amo deve essere molto molto accurata. Infatti tutti gli ami vengono venduti in una scatola di plastica rigida dove all'interno ogni amo è separato rispetto all'altro grazie a una serie di divisori fatti. Questo qua permetterà di non far entrare mai a contatto un amo con l'altro e quindi evitare così spuntature dell'amo. Queste scatole possono essere riposte all'interno della tackle box che abbiamo visto precedentemente nelle recensioni che abbiamo fatto. Vi lasciamo il link qui sotto per andarvi a vedere le varie recensioni correlate sempre di casa Corda. Quindi Ami Kamakura, il prodotto essenziale per il pescatore che ha necessità di andare a sfidare uno spot di pesca difficile dove la partenza, dove il segnalatore suona e il pesce deve essere portato a riva a tutti i costi. Kamakura, Corda. Come sempre, iscrivetevi e lasciate un commento, like, domande e quant'altro. Ciao a tutti!